L'ITS Meccanica di Lanciano raddoppia e avvia per ottobre prossimo due corsi su Industria 4.0. Si punta sui neodiplomati, ma non solo, degli istituti tecnici per formare i nuovi tecnici superiori che le aziende richiedono dei settori della meccanica, meccatronica e automotive. L'iniziativa è stata presentata a Pescara, nella sede della Regione Abruzzo, dal presidente della Fondazione ITS Meccanica Lanciano, Gilberto Candeloro, e dall'assessore regionale alla formazione, Marinella Sclocco. Entrambi i corsi sono gratuiti, con 1000 ore in aula e 800 di project work in azienda. Nella domanda di iscrizione disponibile online sarà possibile indicare la preferenza per le aziende che ospitano il tirocinio: Sevel, Honda, Denso, Tiberina Sangro, IMM Hydraulics, CT Group, Taiko e altre. C'è tempo fino al 22 settembre, c'è posto per un massimo di 30 allievi per corso. Era uno dei punti del mio programma, raddoppiare i corsi e poi triplicarli, perché c'è un altro passo che stiamo cominciando a fare qui nella Val Pescara. Raddoppiare perché è una bellissima esperienza, quando un istituto è 14° su 103 fondazioni censite in Italia, in una regione manufatturiera di un paese manufatturiero, vuol dire che è la sostanza, la competenza, la formazione importantissima, e noi riusciamo a formare ad alto livello dei ragazzi 4.0 e impiegarli al 90+% a un anno dal diploma. Sì, l'ITS riescono a dare una risposta concreta ai giovani che cercano formazione e quindi anche l'ingresso nel mondo del lavoro. Inoltre danno anche una risposta seria alle imprese che cercano personale specializzato. C'è bisogno di cambiamento e di rinnovamento continuo nelle aziende, dichiara Alessandro Donatelli, Honda Atessa. È andata molto bene, abbiamo partecipato ormai da 5 anni con l'ITS. Abbiamo dato supporto sia alla didattica, andando noi in ITS con i nostri istruttori, i nostri docenti, per portare una parte della conoscenza all'interno dei percorsi, e poi abbiamo ospitato i ragazzi all'interno di tirocini formativi che hanno dato ottimi riscontri perché hanno lavorato su progetti davvero sfidanti. Emanuele Di Nardo, 23 anni, sta per diplomarsi ed è stato già assunto alla Passeri Technologies di Chieti. Ho fatto 800 ore di stage presso questa ditta e mi è andata molto bene.